Alle 3 del mattino, l'odore di un casinò, il fumo e il sudore danno la nausea. A quell'ora, il logorio interiore, tipico del gioco d'azzardo, misto di avidità, paura e tensione nervosa, diventa intollerabile. I sensi si risvegliano e si torcono per il disgusto. I giocatori sanno bene che si può resistere addirittura per 24 ore di seguito con le carte in mano, senza neanche gettare un'occhiata a destra o a sinistra. Il vero giocatore, se è seduto ad un tavolo perdente, non smette di giocare, si alza e cambia tavolo, come nella vita, come con le donne. Per quale motivo si proibisce il gioco d'azzardo? Mentre alle donne sono consentiti abiti da meretrice che eccitano i sensi, il pericolo è mille volte maggiore. Dappertutto, gli uomini non fanno altro che togliersi o vincersi qualcosa a vicenda. E perché il gioco sarebbe peggiore di un qualsiasi altro mezzo per far denaro, per esempio il commercio? Un gioco non è che questo. E il delirio del gioco, il piacere intenso del gioco proviene dalla chiusura della regola. L'uomo autentico vuole due cose, gioco e pericolo. Perciò vuole la donna come il giocattolo più pericoloso.